Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri è uscito lo Spring Update su FC24, un grande aggiornamento che aveva l'obiettivo di andare a modificare profondamente il gameplay. Oggi andiamo a trarre un po' le conclusioni su quello che effettivamente è successo e poi vi porto anche le tattiche di un modulo che chi è passato durante le live già ha visto essere molto molto forte. Prima di andare a vedere le tattiche, un paio di considerazioni, come vi dicevo, sull'aggiornamento, perché era un aggiornamento che a livello di pitch notes, quindi di informazioni su quelle che erano le cose che EA Sports voleva andare a modificare, era tanto gonfio: modifiche ai playstyle, modifiche alle animazioni, modifiche quindi proprio al meta che si era venuto a costruire su FC24. Mi riferisco in particolare a quello che si è sviluppato tanto a livello competitivo, ovvero delle sponde con la Real Plus, cosa che però nel effettivo non si è andato a realizzare in quelle che per me erano le idee degli sviluppatori. E vi dico innanzitutto il perché, ovvero siamo in una fase del gioco in cui escono carte sempre più forti dal punto di vista statistico, che quindi anche per via delle loro caratteristiche fisiche, body type eccetera, riescono comunque ad essere efficaci in determinati contesti. Mi riferisco proprio alla Real Plus, per esempio, dove se prima magari su 10 cross in situazioni di 1 contro 1 tra il difensore e l'attaccante, quindi dove il difensore era piazzato anche bene fisicamente, diciamo la vincevi su 9-8 volte, adesso la vinci 7-8, quindi magari è cambiato che una volta in più la prende il difensore, ma rimane comunque una meccanica molto 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 forte che continueremo a vedere tanto. Non c'è stata minimamente riduzione del pressing, CPU, queste cose che non erano scritte nella patch ma magari qualcuno sperava si venissero a verificare, così come non si è neanche avuto questo grande cambiamento agli altri playstyle. Sì, il power shot è leggermente più lento ma è comunque tranquillamente utilizzabile, il tiki taka, quello bianco, non mi sembra che ci sia questo grande depotenziamento ai passaggi, non mi sembra che onestamente siano anche andati ad essere modificati altri come quello del power header, delle corna, che sì, il tiro di testa viene un po' più forte, sembra una sorta di mini power shot di testa, ma non è che ha questo grandissimo impatto. Quindi per quelli che si chiedevano se fosse realmente cambiato il gioco, cosa fosse cambiato, diciamo che in una scala da 1 a 10 il gioco è cambiato 2, praticamente nulla. I rapporti di forza su quelli che sono i playstyle più forti, le caratteristiche più forti dei giocatori, o come si attacca e come si difende, bene o male è rimasto sempre quello. Ma adesso veniamo a noi e parliamo della formazione di oggi, ovvero il 3-4-2-1. Una formazione che quest'anno non si è vista tanto in giro, soprattutto a livello competitivo, perché le difese a 3 e le difese a 5 sono state bannate. Ma io dopo 6 mesi e dispari di gioco ho detto: ma sai che c'è? Ma io competitivo non lo faccio, ma che me ne frega allora? Ma pure per cambiare un po', un bel modulo a tre, bello offensivo, divertente, che ci permette di poter avere tanti uomini che attaccano all'area di rigore, perché no? Soprattutto come naturale evoluzione anche un po' del 4-5-1, che sapete è un modulo che a me fa impazzire perché portiamo tanti uomini in avanti, credo che poteva essere una bella opzione. E infatti si è rivelata una bella opzione, perché abbiamo i due difensori centrali che marcano le due zone un pelino più esterne dell'area di rigore. Abbiamo poi il perno di riferimento, che è quello col quale possiamo andare un po' più a caccia del pallone, e poi abbiamo i due centrocampisti davanti la difesa e poi le frecce che supportano la punta, ovvero esterno sinistro e destro, che poi chiaramente in fase difensiva si abbassano andando a comporre una linea 5, che però non è la linea 5 dell'anno scorso, una linea 5 che si può penetrare anche abbastanza facilmente perché manca quella grande quantità di CPU all'interno dell'area di rigore, e poi abbiamo i due COC dietro la punta singola. E a livello di caratteristiche qui potete scegliere un po' quello che vi pare, una bella difesa magari con i due un po' più arretrati intesi centrali che hanno il blocco, mentre quello col quale andate un po' più a recuperare il pallone inteso il perno centrale mettete il procione. Per quanto riguarda i due mediani, vanno bene uno più difensivo e uno comunque che può supportare ulteriormente la manovra, quindi mi aspetto magari un giocatore che abbia l'intercetto, uno che abbia il driven pass per poter andare subito sui nostri giocatori offensivi, gli esterni che devono essere rapidi, molto bravi anche a finalizzare,
agili palla al piede, meglio se hanno la quinta skill. Sui trequartisti magari due giocatori anche un pelino più lenti, visto che loro attaccheranno l'area di rigore, dovranno giusto ricevere il pallone e calciare o fare un extra pass. La punta anche qui molto veloce, meglio se ha la quinta skill, ancora meglio se ha il 5 piede debole per avere tutto quanto il pacchetto completo. Ma veniamo alle tattiche, tattiche che bene o male sono le solite, mi verrebbe da dire, perché in fase di difesa abbiamo uno stile equilibrato con ampiezza 30. Per quale motivo un'ampiezza diciamo così bassa? Perché questo è un modulo che già copre tanto bene il campo, quindi non c'è bisogno di andare a utilizzare dei parametri eccessivi, perché altrimenti avremmo dei grandi spazi in mezzo alla nostra difesa. Invece con 30 la teniamo bella distribuita a coprire sia le fasce sia che la zona centrale. Per la profondità utilizziamo un 60, perché non voglio essere né troppo basso né troppo alto, diciamo che abbiamo un assetto bilanciato che possiamo gestirci abbastanza bene. Poi abbiamo costruzione della manovra, equilibrato con passaggi diretti, questo per favorire gli scambi veloci tra i nostri giocatori. Ampiezza 55, per lo stesso motivo, questa è una formazione che copre bene il campo, però abbiamo un po' più di ampiezza in attacco perché ovviamente vogliamo allargare le maglie difensive dei nostri avversari. Abbiamo come giocatore in area 5 per evitare di affollarla troppo quest'area di rigore, perché noi vogliamo portare uomini all'interno ma comunque lavorando bene dal fianco, l'esterno, eccetera eccetera. Angoli utilizziamo 2 e punizioni anche. Per quanto riguarda invece le istruzioni, i difensori ovviamente predefinito, tutti e 3, resta dietro in attacco. Sui 2 mediani andiamo ad utilizzare resta dietro in attacco e copri al centro, mentre per l'esterno sinistro e l'esterno destro abbiamo rientra in difesa, gioca largo ed entra in area per il cross su entrambi. Per quanto riguarda invece i 2 trequartisti, rimani centrale perché non vogliamo che si vadano a disperdere ma facciano da perno quando entriamo in area di rigore con l'esterno, si facciano trovare lì per l'extra pass. E la punta anche qui rientra, rimani centrale. Non metto rientra in difesa perché tanto a rientrare in difesa ci pensano gli esterni, andando a comporre una linea poi come se fosse una sorta di 5-2-2-1. Però io preferisco la difesa a 3 perché con la difesa a 3 sono più confident quando vado a costruire la mia manovra offensiva. Manovra offensiva che ci darà la possibilità di poter avere una manovra molto varia, perché per esempio abbiamo tantissime volte il cross da un esterno all'altro che si troverà sempre solo, quindi guadagniamo zone di campo per muovere la difesa. Abbiamo la possibilità di poter entrare con l'esterno in area di rigore e mettere magari un L1 cerchio, quindi un cross di quelli un po' più liftati sul secondo palo che poi viene impattato ovviamente dal giocatore che arriva dall'altra parte. Abbiamo la possibilità di poter creare tantissime scalette, perché partendo dall'esterno ci ritroviamo spesso e volentieri COC, punta, altro COC, altro esterno, e magari alle volte abbiamo anche lo scarico fuori sul centrocampista che, se come nel mio caso la Rolfo che poi c'ha anche il passaggio calibrato, vi tira fuori dei driven sul giocatore che si è liberato e così intortate l'avversario in maniera perfetta. In difesa poi abbiamo 5 giocatori che compongono la nostra linea difensiva e abbiamo i 2 mediani che si abbassano. Qui la logica in difesa deve essere molto semplice, ovviamente cercare di rinculare subito con gli esterni, cercare di fare la prima fase di difesa con i nostri centrocampisti davanti, e soprattutto quello che potete fare avendo questa linea 5 è di poter uscire anche in maniera un po' più aggressiva con il difensore centrale, che vi dicevo è quello al centro, che magari ha il gioco d'anticipo plus e quindi favorisce questa fase di recupero del pallone senza preoccuparvi di lasciare dei varchi, perché quando lui esce dall'area di rigore loro due si stringono e alla fine sarebbe una difesa 4 normalissima che siete bravi e siete diciamo più abituati a gestire quest'anno. Per cui provatelo, perché io mi sono divertito veramente tanto ad utilizzarlo, è super vario, si può fare tutto sia in fase offensiva che difensiva, e non mi fate leggere commenti no, perché quest'anno proprio non si possono vedere sti commenti, perché pure se ti mettono la difesa a 10 con 2 passaggi fatti veloci le rompi. Semplicemente quest'anno le hanno bannate dal competitivo, non perché fossero troppo forti, certo sono forti, ma perché avevano rotto i coglioni, erano praticamente 3 anni che si usavano sempre gli stessi moduli, quindi
provate, mi fate sapere e poi secondo me mi ringraziate perché vi divertirete e le vostre partite saranno molto più offensive e frenetiche, quantomeno in zona offensiva. Ragazzi, per questo video è tutto. Come al solito nei commenti fatemi sapere cosa pensate dell'aggiornamento e cosa pensate di questo modulo, se magari l'avevate già utilizzato. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola da mattina fino a primo pomeriggio. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dai vostri Peroschi e a presto. Ciao.